ci è successo altre volte. Ragazzi, per coordinare la situazione. Ci sono i nomi che giunto lì vuole fare che a questo punto vuole dire la sua anche sul mercato di gennaio, ok? E qua me lo farò perché ci sono tutti i nomi ed ecco quali sono, ok? Che mi rielenco tutti dalla A alla Z, va bene? Mi raccomando, perché mi faccio un elenco di questi giocatori qua, ok? Che però vengono già a gennaio, questi qua, ok? E uno no. Quindi Davide mi sa che non ce lo prendiamo perché andrà all'Inter. Sono sicuro che quelli dei pagliacci di Milano fanno finta di non sapere perché noi ce li prendiamo per un possibile a parametri in zero. Quindi questo è, mi raccomando, perché Pogba è stato svincolato dal centrocampo e si mette a mercato, ok? E questo è un inizio che faremo. Poi ci sarà pure qualcun altro in difesa come sostituto di Bremer e quindi sarà Sergio Ramos oppure un altro, ok? Però io direi che c'è e Sergio Ramos, quindi mi sembra giusto con Giallo perché ce ne abbiamo e Rowi e Cambias, ok? Poi in attacco c'è il rinnovo di Dusan Omic che a fine anno del 2024 inizia a rinnovare il suo contratto e quindi sarà un obbligo del 2028, ok? E poi ci sarà Icardi, poi c'è un attaccante forte che è fortissimo là davanti, che è quello di Bangula, e poi c'è un altro che mi dico si è fermato, e Nico Gonzalez pure un mese fuori, quindi io metterei anche lei in prima squadra. Poi questi ne sono. E poi ci sono altri tipo a un Raspadori mi sembra o qualcun altro. Classe 2002, ok? E Beto dell'ex Udinese. E questi ne faranno parte anche dai 23 convocati, ok? Dalla Juve in prima squadra. Poi vediamo. E questi sono tutti i giocatori a disposizione. Però dobbiamo recuperare Nico Gonzalez e Cop Miners, ok? Perché ha la frattura alla
costola e quindi non può giocare, però vediamo se giocherà, quindi vediamo un po', ok? Quindi questi sono della parte degli acquisti che faremo a gennaio, dove abbiamo ceduto a quelli che stanno indietro. Quindi mi raccomando, perché ce ne sono di questi nomi qua che faccio. Quindi mi raccomando, è sempre fino alla fine, e una buona serata e una buona domenica a tutti. Quindi iscrivetevi al canale, cari miei, e attivate tutte le notifiche per non perdere i prossimi contenuti, e lasciate un like e un vostro commento della situazione che ho detto, anche nel prossimo mercato invernale che verrà, ok? Quindi mi raccomando, è sempre fino alla fine, ok? Però una cosa importante me la voglio dire, perché gli interisti dicono che noi siamo ladri, noi così, noi facciamo schifo, i favori sono sempre favori. Concessa lo squalificato, non accettate nemmeno la squalifica di Concessa, tutto di questo schifo, la Juve ha fatto, la Juve. Ah, basta! Ah, oui, t'as fini! Quindi, questo è. Tu perché non paghi a Cristiano Ronaldo sui stipendi del caso Ronaldo? Ma tu chi cazzo sei che vi ha commentato qua sotto? Così vuoi sapere? Cambia hobby, mio caro. Cambia hobby, ok? Perché tu non sei un cazzo. Senti a me. Cambia tuo sport. Quello che mi chiami complottista, perché io complottista non lo sono, ok? Perché io non piango come tutti gli altri e mai non lo sarò, ok? Quindi se accetti questo, a me va bene, e se non accetti questo, ti busco sempre un culo quando mi aiuta i campi europei, e capi? Quindi cambia hobby. Quindi questo è, mi raccomando, e forza Juve. Quello che mi viene a commentare qua sotto, perché io non faccio commenti a nessuno e nemmeno a te, compa, quello che mi viene a scrivere, ok? Quindi mi raccomando, e fatti cazzati, ciao.